Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, inaugura presso i Musei Civici la mostra Spazio e Tempo dell'artista e fotografo di origine emiliane Olivio Barbieri. Un lavoro che ha richiesto vent'anni per essere realizzato, iniziato nel 2003 e continuato fino al 2023. L'artista e fotografo, servendosi di elicotteri, in questo tempo si è dedicato all'osservazione delle città del mondo, allo studio delle possibili rappresentazioni della città contemporanea, riflettendo sulla natura e sulla percezione delle città del XXI secolo. La mostra Spazi a Tempo ripercorre dunque cronologicamente 20 anni di ricerca sulle forme architettoniche e il disegno nella trama di oltre 60 città, tra cui Roma, Shanghai, Las Vegas, Siviglia, Bangkok, Los Angeles, Città del Messico, Istanbul, Brasilia e Tel Aviv. È un racconto della forma della città contemporanea, sono più di 60 città fotografate e filmate da elicotteri. L'idea appunto è quella di restituire in un luogo come Pesaro vicinissimo a un'opera d'arte famosissima come la città ideale attribuita a Piero della Francesca, un'idea più contemporanea e più aggiornata di quello che sono i nostri desideri del vivere in una città. Il progetto nasce appunto vent'anni fa cercando di capire, dopo il crollo delle Torri Gemelle, in quale misura le città fossero diventate dei luoghi minacciosi. O... O pericolosi, ecco, c'è cioè un tentativo di riconciliazione con la nostra contemporaneità, questo progetto. Città come Pesaro, probabilmente c'è questo grande dibattito no, sull'abbandono, ad esempio, soprattutto in Estremo Oriente, delle campagne in favore delle città, e da noi c'è questo grande dibattito eh, nella, nella necessità di eh, rendere vivibili i borghi. Ecco, credo che le città delle dimensioni di Pesaro siano probabilmente delle vere e proprie città ideali, proprio per la vivibilità. La mostra Spazi a Tempo, che sarà aperta fino al 15 settembre, è stata presentata nella sede di Via San Francesco di Riviera Banca, special partner dell'esposizione artistica. L'occasione è molto importante, è molto importante tanto perché rendiamo onore a questa sala che è una bella sala e quindi accogliente e poi perché è una riunione relativamente relativa alla cultura e la cultura è uno dei nostri valori, è un valore della nostra banca, la cultura, insieme alla prevenzione e cura della salute, insieme al sostegno dei giovani insieme alla mutualità molto, molto eh, sentita. E' certo che eh, una banca per poter permettersi di portare avanti iniziative in questo senso eh, mutualistiche, sociali, deve anche eh, fare la vera attività bancaria e non una, una, eh, extra bancar solo l'extra bancaria. E quindi siamo contenti di questa iniziativa, eh, soprattutto perché si svolge nel comune di Pesaro, la città eh, che ha tutti i requisiti per essere, per rientrare eh, nella città ideale: eh, con la cultura, la, mh, i paesaggi, la musica, l'ambiente, eh, le bellezze e l'arte. E quindi credo che eh, il e Pesaro, città della cultura 2024, sia onorata da questa iniziativa.